tempi grigi e remoti nasce la leggenda che parla di monti pallidi, di re e di gnomi e del corso del destino. Tutto sulla Terra è in continua metamorfosi e l'uomo da sempre si è interrogato sulla possibilità che i mari e i boschi che gli appaiono davanti ad una certa epoca non siano stati prima qualcosa di completamente diverso. Era possibile che quelle svettanti, scoscese montagne fossero state nel passato lambite dalle onde di un mare? Era possibile che il suolo di quei boschi oscuri e di quei prati verdi fossero il risultato della turbolenta attività dei vulcani? Non ci si può stupire del fatto che l'uomo, posto di fronte a queste montagne, si sia sentito prendere dal desiderio di conoscere la loro origine e la causa di molte forme della natura. Quando ancora non era possibile dare una spiegazione razionale ai suoi interrogativi, egli incominciò ad elaborare una risposta fantastica, fatta di leggende che venivano trasmesse di generazione in generazione, sempre arricchendosi e ampliandosi, finché ogni monte ed ogni vetta fu popolato di gnomi, coboldi e spiriti. Viveva un tempo nelle Dolomiti un principe di sangue reale, al quale apparve in sogno una principessa che viveva sulla luna. Viaggiando su una nuvola, egli riuscì ad arrivare sulla luna e a conoscere la principessa che ricambiò il suo amore. Ma il principe non poteva restare a lungo sulla luna, poiché si accorgeva che il chiarore di quel luogo lo accecava. La coppia decise allora di fare ritorno nel regno del principe, nelle Dolomiti. Ma alla vista di quei monti scuri e severi, la principessa fu presa dalla malinconia e si ammalò così gravemente da far temere per la sua stessa vita. Ciò che le mancava era la vivida luce della superficie lunare. Durante una notte piena di inquietudine, il principe passeggiava nel bosco ed incontrò un re dei nani, il quale si lamentò con lui del fatto che gli uomini avessero scacciato il popolo dei nani. Il re dei nani affermò di essere in grado di guarire la malinconia della principessa, ma chiese in cambio per il suo popolo la garanzia di poter vivere per sempre sui monti e nei boschi del regno del principe. Il principe accettò senza indugi. Già la notte successiva, centinaia di nani cominciarono ad avvolgere le oscure montagne con la luce della luna. Ecco perché le Dolomiti, diversamente da altri monti, hanno quel tipico colore pallido. La scoperta, avvenuta nel 1789 di un particolare tipo di calcare con elevato contenuto di magnesio, si deve al francese Déodat des Dolomies, in onore del quale venne battezzato dapprima il minerale Dolomite e poi l'intera zona, le Dolomiti. Oltre 200 milioni di anni or sono, nel Triassico Medio, il territorio delle attuali Dolomiti era coperto dal mare. Il clima era simile a quello che caratterizza attualmente i mari del sud e le tiepide acque erano abitate da un'infinita varietà di animali marini.
ma questo idilliaco paesaggio era periodicamente sconvolto da eruzioni vulcaniche, in parte così violente da scagliare in alto pezzi di lava sciolta, che veniva poi polverizzata. Come accadde in seguito nel corso dell'eruzione del Vesuvio a Pompei, questa polvere ricadeva poi sotto forma di cenere vulcanica sulle rare isole, sui coralli e sugli animali marini, seminando ovunque morte e desolazione. Chi avesse vissuto oltre 200 milioni di anni fa nella zona delle attuali Dolomiti sarebbe stato stupito dalla particolarità del paesaggio. È possibile ritrovare i resti delle prime conifere che coprivano allora le poche isole. Ma quali erano le altre caratteristiche del paesaggio? Talvolta le masse d'acqua trasportavano le piante fino al mare aperto. Oggi è possibile vedere le impronte carbonificate del mondo vegetale di allora, solo se durante questi viaggi verso il mare le piante non sono state troppo rovinate e sminuzzate. Quando ciò non è accaduto, le pietre ci mostrano l'impronta naturale di queste piante. Circa 250 milioni di anni or sono, cominciarono ad apparire le prime conifere. Vi erano anche equiseti, felci ed altre specie vegetali oggi estinte. Un tempo gli equiseti erano molto più diffusi e raggiungevano dimensioni imponenti. Questo è il fusto stranamente conservato di un equiseto del Triassico. Quest'albero deve aver raggiunto un'altezza di almeno 4-5 metri. Anche il ginkgo, che oggi vive solo in una piccola zona relitta, era allora molto diffuso nei boschi. Questi sono i resti delle prime conifere che assomigliano alle araucarie, presenti oggi solo nell'emisfero boreale. Ma già queste immagini dei rami ci consentono di immaginare qualcosa dell'affascinante mondo arboreo di 200 milioni di anni fa. Il limo scuro e nero è il risultato delle violente eruzioni vulcaniche del Triassico. Milioni di anni or sono le forti precipitazioni piovose e i fiumi avevano trasportato questo sottile limo vulcanico verso il mare. E solo in rari luoghi, a seguito delle frane di disgregazione, sono venuti alla luce gli strati compatti originari. Ovunque negli strati rocciosi possiamo trovare le conchiglie chiamate Daonella, che devono aver trovato il loro habitat ideale nelle zone prossime alle coste, attraversate dai fiumi. Veri e propri tappeti di conchiglie possono essere ritrovati nello stesso strato in cui si ritrovano le piante. Gli antichi ladini credevano si trattasse di soli pietrificati. Nel Triassico medio iniziano cambiamenti di vasta portata. Siamo nel periodo di massimo sviluppo delle ammoniti che popolano i mari di ogni dove e si estinguono poi, per cause ancora sconosciute, contemporaneamente ai dinosauri. I primi dinosauri, ancora ben lontani per dimensioni e potenza dai loro successori, cominciano a popolare la Terra mentre ha inizio anche lo sviluppo dei primi mammiferi. Ci troviamo sul Prato Piazza di Braies. Qui un piccolo territorio è stato significativamente chiamato dai vecchi abitanti di Braies Alpe di Specie. Ovunque si volga lo sguardo si vedono coralli, conchiglie e aghi di ricci di mare.
In nessun altro luogo della Terra le tracce della vita di 200 milioni di anni fa si sono conservate come qui. Haben sich diese Reste in solch einzigartiger Weise erhalten wie hier. Stranamente, sull'Alpe di Specie si trovano sempre solo animali marini caratterizzati da una crescita ridotta. Queste specie particolari sono note come nanofauna di San Cassiano. Gli acidi naturali del suolo sciolgono la pietra non molto resistente e ciò che rimane è l'affascinante perfezione e nettezza di contorni di un mondo pietrificato risalente a milioni di anni fa. Spesso nelle rocce dolomitiche si trovano delle tracce di aspetto strano. I vecchi abitanti delle valli le chiamavano semplicemente impronte d'orso pietrificate. Oggi sappiamo che si tratta di megalodonti, un tipo di mollusco ormai estinto. Ma in questa vegetazione, dove si trovano i fiori? L'origine delle piante fiorite è ancora in gran parte avvolta nel mistero. E lo stesso Charles Darwin ne parlò come di un enigma. La sola cosa certa è che esse comparvero 100 milioni di anni fa, in modo improvviso e in numerose varietà. In quel periodo apparvero anche le prime magnolie. Ma dov'è sbocciato il primo fiore? Quali sono gli antenati delle piante fiorite? Si presume che nel Triassico, in qualche luogo della Terra, si sia sviluppata la prima pianta fiorita. È possibile che essa sia nata proprio in questa regione? Questo fiore potrebbe essere l'antenato delle piante fiorite? In ogni caso, questi strati custodiscono ancora molti segreti. Le catastrofi di quella remota epoca hanno come fotografato e trasmesso fino a noi un'immagine istantanea di quella vita straordinaria. Strato dopo l'altro, si ha la sensazione di sfogliare il diario della Terra, scoprendo inattesi scorci di vita in un continuo intrecciarsi di passato e presente, di realtà, mito e leggenda. E i Monti Pallidi sembrano quasi voler rivelare i segreti di quel continuo vivere e morire di cui le Dolomiti sono formate.